Fame, 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 eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno, chef. No, no, non mi chiamo Jessica. Ma non sei Jessica. No, non sono Jessica. Che peccato. No, buongiorno. Questo è quello che mi hai chiesto di comprare. Velocemente, sono stata stamattina. Lenticchie. Che facciamo oggi, chef? Vabbè, vediamo. Lenticchie, poi dei crostini, preso spesa da MD, tutti i prodotti in offerta. Poi ancora lenticchie rosse. Ma perché? Perché mi adesso spiegare? Diverse. Hai fatto la spesa? Sì. E limiti a fare la spesa? Sì, in realtà non l'ho fatta io. Lo so, vai. Ho chiesto. Hai chiesto la lista. Ad un ragazzo che era degli invitati. Ho dato la lista e l'ha fatto per me lui. Poi ho preso della. Cioè, ho preso. Della sempre zucchetta, preso. Zucca a cubetti e poi del. Dello yogurt esatto. Magro bianco, ma che cosa c'entra zucca, lenticchie, noi, yogurt, lenticchie di diverso, sempre diverse. Sul nostro comic show cooking, sì. Ok, grande comic show cooking, praticamente il primo ed unico in Italia, noi prepareremo un qualche cosa che dopo che ci siamo mangiati le farfalle, rucola e gamberetti, sì. Poi ieri abbiamo fatto il grignone allo scampo, che pure è stata una cosa variante. Sì. Oggi cosa mangiamo? Ma non lo so, le lenticchie, vedo le lenticchie. Zup. Ah, zup. Una bella zup. Zup. Che sta per... Zuppa. Ovvero? Zuppa. Zuppa. Facciamo una bella zuppa di lenticchie, che è molto facile da preparare, quindi adesso diamo l'indicazione per poterlo fare, con... Della zucca croccante a cubetti croccante, perché il croccante tu sta, a me mi piace. Ti piace sempre il croccante, sì, è croccante, vero? È una cosa che fa sempre la chic. E poi facciamo una creme fresh. Creme fresh. Non lo so che cos'è. Ma dove sei andato? All'estero, dove sei andato? A Polvica, dove sei andato? Qui giù. Da Vicoletto. Va bene, va, non fa niente. Che è questa creme? È quella che noi normalmente chiamiamo crema fresca. Che cos'è, chef? E che i milanesi chiamano... crema acidula. Aspetta, che cos'è questa creme fresh? È una crema che si fa con... in effetti quello dovrebbe essere già del latte fresco, insomma, tutta una storia, una cosa francese questa qui. Quindi ma lo yogurt per caso? No, lo yogurt adesso noi la prepariamo, perché non lo troviamo. Ma proprio creme fresh. Creme fresh. Allora, stamattina oggi chi è creme fresh? Creme fresh. Creme fresh oggi a mattina 9, zuppa di lenticchie per preparare questa prelibatezza, questa zuppa di lenticchie. Occorrono 300 grammi di lenticchie, uno scalogno, mezza zucca piccola, un litro di brodo, carota, sedano, un peperoncino rosso, 200 grammi di crème fraîche, due cucchiaini di curry, rosmarino e uno spicchio di aglio. Perfetto. Però questi ingredienti sono proprio disparati, diversi. Cioè, no, tutto infatti, che noi abbiamo a qua, casa, sicuramente abbiamo a casa. Abbiamo sicuramente questi perché ingredienti. Perché il peperoncino però... ce l'abbiamo a casa, sicuramente dentro il frigorifero abbiamo il sedano, carota e cibo, ce l'abbiamo. L'ingegno ad unire ce l'abbiamo, è chiaro, ce l'abbiamo. Le lenticchie, io per la verità le ho fatto vedere sia quella, diciamo... secche, sì. Ok? Sia le lenticchie secche che quelle là, diciamo, in scatola, perché se abbiamo proprio pochissimo tempo useremo quella là in scatola. Io invece stamattina le ho preparate, quindi le ho messe a fare come al solito, mettendole in ammollo una nottata prima in acqua, poi la cambiamo e stamattina l'abbiamo messa... Quindi questa è la doppia variante in verità, o possiamo prediligere di mettere in ammollo la sera precedente, oppure compriamo questi qua in scatola che hanno già avuto una piccola cottura. No, già sono cotti, quindi già servono cotti, già all'uso, in casa ce l'abbiamo sicuramente. Abbreviamo, cose veloci, abbreviamo il tempo. Una zuppa, questo periodo di zuppa è buono perché oggi non fa freddo, però quando fa freddo la zuppa è piacevole. Quindi io ho messo a fare le mie lenticchie stamattina, belle, tranquille, sistemate. Sono qua bollendo, guarda. Da quanto tempo? Da tutte le parti. Da parecchio. Un'oretta, un'oretta e mezza. Sarà facile da preparare questa zuppa? Non ci vuole niente. E prepariamo, cosa si deve? È sempre la solita ricetta. Easy, a mattina 9. Oggi abbiamo cambiato, non prepariamo un primo, non prepariamo un secondo, non prepariamo una bella zuppa. Un contorno, bensì una zuppa che quindi fa sempre piacere. Fa sempre mangiare. Bene. Okay. Che poi possiamo mangiare anche prima di un primo piatto, la zuppa. Ma la zuppa non la mangi perché sta bene, sta a dire, si disintossica e fa bene alla ed è buona, ed è ancora saporita. Le cose bisogna sempre mangiarle così. Quindi facciamo il nostro trito di... Allora, stiamo preparando il brodo. Stavo già preparando il brodo, perché detto già sta fatto. Allora, il primo passaggio facciamo un trito di scalogno. Sedano, carota e cipolla. Sedano, carota e cipolla. Il nostro scalogno.
il sedano, la carota, e quindi non manca mai, in casa ci sta sempre, no? Ok. Quindi, oppure avete quelli là già preparati? No, perché già preparati? Andate dai vendini, comprate, sono quindi, prodotti che troviamo. Sedano, carote, guarda, questo già si è fatto. Easissima questa qua, guarda, questa è proprio molto. Quindi buona. Sedano, carote e cipolle, stiamo preparando questa zuppa di lenticchie. Sedano, carote e cipolle, ok. Quindi, un step a volta. Prendiamo le nostre carote, le tagliamo. Trasversalmente, stiamo tagliando, deve avere la stessa misura nel taglio, la stessa misura dello scalogno. Dobbiamo piccolo anche la carotina e poi tagliamo, quindi, tagliamo la carotina piccolina. Ok, molto bene anche questa cosa qui. Poi prendiamo il sedano, tagliamo un pezzettino di sedano. Lo tagliamo ancora piccolino, penso che è facile, no? Fino adesso è facile. Basta poco, che ci vuole? Che ci vuole? L'ingrediente segreto che è? La passione che ci mette sempre il nostro chef Isidoro Ferrara nel preparare prelibatezze con gli ingredienti di quindi abbiamo fatto sedano, carote e cipolla. Adesso prendiamo un po' di olio. Mettiamo nella pentola sempre la pentola pronta all'uso. Riscaldata. Quindi per cosa abbiamo noi la nostra? Pianella. Ok, benissimo. Per preparare questa zuppa di lenticchie. Quindi mettiamo dentro un filino d'olio, facciamo rosolare il tutto e ti rendete conto che non ci vuole perfettamente niente. Quindi stessa cosa faremo con le nostre, la nostra zucchetta che nel momento che si riscalda. Quindi prendiamo la zucchetta, stiamo attenti a non confonderla, quindi la tagliamo a dadini. Con la carota? No. Con cosa non dobbiamo confondere la zucchetta? Con la carota, sì, perché hanno lo stesso colore. Quattro, grazie di incoraggiamento, davvero gentile il chef Isidoro oggi. Io scherzo, lo sai che meriti il massimo dei voti. Davvero scherzi? Uno. Pessima. Tu da proprio pessima. Uno. Tu vieni sempre qua che sai sempre tutto. Oggi non so nulla, chef, immagina, non so proprio niente. Anche perché questa zuppa, io non l'ho mai provata così. Ingrediente, zucca e lenticchie, non so se voi l'abbiate mai provata, io personalmente no. Quindi la proviamo stamattina, perché le ricette sono sempre nuove, sono sempre originali. Okay. Sì, mi piace tanto. Tante varianti, perché la zucca la possiamo fare fritta, mettiamo vero? Un po' di sedano. Poi possiamo anche amalgamarla nel latte, c'è chi la amalgama nel latte, la zucca. Anche. Quindi facciamo sedano, carote e cipolla, sta soffriggendo, gli mettiamo un pochettino di rosmarino. Per dare un po' di sapore. Per dare un po' di sapore in più, questo lo mettiamo qui. Quindi nel momento in cui inizia a soffriggere sedano, carote e cipolla, noi che cosa facciamo? Aspettiamo un altro pochettino. Aspettiamo questa prima cottura. Sì, prima cottura. Quindi. Però diciamo che nel frattempo lo chef Isidoro Ferrara ha preparato anche il brodino. Un brodino sempre... Sì, un brodo che potete usare anche l'acqua di cottura delle lenticchie. Io l'ho fatto per dare un qualcosa in più. Un sapore in più. Però generalmente si può fare semplicemente con... Altrimenti è troppo complicato. Lenticchie, le mettiamo a cuocere, soprattutto quelle che facciamo queste qui in scatola. Facciamo cuocere le lenticchie. Una volta che si sono cotte un po' leggermente così, le mettiamo direttamente in questa... Però chef, sono più buone le lenticchie che mettiamo a cuocere il giorno precedente, vero? Perché restano un po' più croccanti al palato. Quindi diversamente dalle altre lenticchie che sono un po' più morbide. Che abbiamo messo a cuocere, le mettiamo quindi proprio velocemente. In questo soffritto. Guarda qui, come bello. Che bello. Cioè, buono, perché è bello nei colori. Da vedere. Però... Facciamo cuocere a fuoco lento. Questa ricetta è anche facile da preparare. Okay. Tempo stessa è cosa facciamo di con la... Provatelo e fateci sapere se vi è piaciuta questa ricetta che oggi per noi e per voi ha preparato lo chef Isidoro Ferrara mattina 9. Ma che non hanno chiesto? Hai detto, chef, tu non fai mai le zuppe. Ma che non riesci a fare le zuppe? Tu non so fare le zuppe. Ma ce la facciamo. Chef, tu devi sempre preparare la genovese. E devi sempre preparare un ragù. Nel frattempo che si riscalda la nostra... Secondo TNL. Che si riscalda leggermente la nostra TNL, noi che cosa facciamo? Ci prepariamo la crème fraîche. Come si prepara questa crème? La crème fraîche si fa con della panna fresca, questa è praticamente la panna, cioè sarebbe una crema acidula, ok? I milanesi la chiamano così. Quindi con della panna fresca,
e con dello yogurt, perché non è facile trovarla, quindi noi mischiamo pari parti. Perché quindi... così si chiama proprio creme fraiche. Creme fraiche, questa è una creme francese, questa è proprio buona, non scherziamo proprio. Quindi la mettiamo... Dov'è che la possiamo utilizzare anche, no? Questa se la fai... In altre pietanze, come la puoi usare per il dolce, per il salato, puoi usare come ti pare e piace. Quindi in questo caso qui mettiamo... Scusa, vediamo un pochino... Qui stiamo preparando questa calda. Crema fraiche che servirà a condire ancora di più la zuppa di lenticchie che oggi lo chef di Rotter Ferrara ha preparato qui a Mattina 9. Vediamo come si fa quindi, questa crema. Facile, facile. Quindi mettiamo un 100 mg insomma, di millilitri di panna fresca, poi usiamo uno yogurt fresco lo stesso, quindi uniamo tutto insieme, guarda. Quindi panna fresca e yogurt fresco magro. Perfetto. Lo mettiamo qua dentro. Andando a creare questa crema. Esatto, la crema già è quasi... Mettiamo un pochettino di sale a nostro piacimento, perfetto. Prendiamo un po' di limone. Anche il limone? Perché quella lì, l'originale, è un po' acidula. Acida. Cioè, latte acido, quindi dare... uno yogurt acido, guardi, sì, fermentazione sì, sì. Naturale, quindi queste cose così che... Ci mettiamo il limone invece Ok, noi. Mettiamo un po' di limone dentro, molto bene. Che bel composto. Bel composto, eh? Guarda, sì. Nel frattempo che... Che intanto sta cuocendo... Cuocendo, facciamo fare la nostra... Ah, la zucchera stiamo cuocendo a parte? A parte, non sì. All'interno no, del... perché deve essere croccante, quindi la mettiamo a una temperatura un po' più elevata rispetto alla normale. Questa qui è quasi pronta, quindi aggiungiamo. Qui dentro qui ci aggiungiamo un poco di curry. Di curry. Curry. Che poi alla fine dovrebbe essere il peperoncino, perché guarda, il curry, per quanto riguarda l'esotico nei paesi... Sud India, insomma, eccetera, viene molto usato. In Italia con il curry all'isola d'Elba indicano il peperoncino. Ah, perché sì? Questa è una soup più o meno dell'Elba, quindi è una cosa che... Quindi ci mettiamo... Se ce la mettiamo perché, giustamente... Perché questo è un ingrediente che potremmo fare anche esatto, oggi. Se sì. Non avete il curry in casa, non vi preoccupate. O lo andate a comprare più tardi da pizzico. MD, oppure se volete fare la ricetta perché avete gli ingredienti in casa, mettete un pizzico di peperoncino. Peperoncino lo mettiamo dentro e quindi lo facciamo, diciamo, rosolare insieme con la zucca, con un po' di sì. Prezzemolo. No, mi vuoi passare un attimo? In sostituzione del curry va bene il mio, peperoncino. Dov'è giusto? Il mio? Cosa? La mia pinza? Quale pinza? La mia pinza? Non lo so, chef. Guarda, io devo chiamare Bellotti, altrimenti questa qua la pinza non la troviamo se mai. Ecco qui, e visto che mi hai citato Bellotti, guardiamo lo spot Bellotti. Zuppa di lenticchia Mattina 9, oggi con il nostro chef Isidoro Ferrara. Magari, chef, possiamo ripetere la ricetta così le nostre signore la prepareranno. Fallo tu, non hai fatto niente, forse. Abbiamo preparato, abbiamo messo a bollire le lenticchie, in questo caso le lenticchie fresche, altrimenti vanno bene comunque le lenticchie in scatola, e abbiamo preparato un soffritto di sedano, carote e cipolla. Dopodiché abbiamo inserito un pizzico di curry dopo una piccola iniziale cottura, e a parte all'atere stiamo cuocendo invece la zucca con un poco di peperoncino, e in questo caso ci abbiamo messo come un profumo. Un po' di peperoncino e un po' di prezzemolo. Però di prezzemolo invece, deve essere proprio croccante. Invece nella zuppetta abbiamo messo un po' di timo. Che cosa abbiamo messo qui? Nella zuppetta abbiamo messo del rosmarino. Del rosmarino. Sedano, carota e cipolla abbiamo fatto soffriggere insieme con un filetto d'olio. Abbiamo preso le nostre lenticchie, o le abbiamo cotte prima o direttamente dallo scatolo, quindi le poniamo dentro e la zuppa praticamente già è quasi pronta. Stiamo facendo scottare e facendo diventare croccanti la zucchetta. La nostra zucchetta. Sì. Toc toc, la tua zucchetta. Toc toc, ce l'hai la zucca? Sì, ce l'ho. Quindi l'abbiamo fatto diventare croccante, e di croccante significa che si stanno inquietando all'esterno e non all'interno sono ancora leggermente morbide. Devono restare morbide perfetto. All'interno, quindi questa croccantezza deve stare all'esterno. Quindi siamo pronti per preparare il piatto, noi siamo già pronti con il piatto. E il brodo quando è che l'hai messo, chef, il brodino? Il brodo io l'ho tenuto semplicemente solo se eventualmente seccava troppo la mia zuppa, e quindi eventualmente se avessimo avuto bisogno di un brodo per allungare un pochettino, in questo caso non ci è servito, quindi all'occorrenza. Vabbè, poi è facile preparare il brodo, quindi se siete una cosa c'è un poco d'acqua, quindi non è molto nel frattempo complicato. Abbiamo anche preparato questa creme fraiche che è nuova, che è fatta dall'unione di panna liquida e unione di yogurt magro. Questa unione va ancora ulteriormente amalgamata con del limone per rendere la crema un po' acidula. Okay, abbiamo preparato qua. Una zuppa semplice, ci abbiamo impiegato davvero poco tempo. I nostri 10 minuti. Stiamo ultimando la cottura della zucca.
che ripetiamo deve essere croccante fuori, ma dentro deve restare tenera. Stiamo avvellendo il piatto, stiamo guarnendo il piatto, queste lenticchie con questa crema che abbiamo preparato adesso. E l'abbiamo, stiamo mettendo un po', quindi non deve andare all'interno proprio, deve semplicemente guastare, diciamo così, macchiare. E al centro invece ci stiamo deponendo questa zucca cotta. Ok, un po' di ma costone. Dentro deve restare morbida, signore. Chissà come sarà questa zuppa oggi di mattina 9. Ah, e poi abbiamo anche i crostini. Abbiamo anche i crostini che... Per avere la zuppa che si rispetti bisogna perché mettere la zuppa anche vuole i sempre il crostino. Okay. Complimenti chef, anche oggi hai realizzato una prelibatezza. Il piatto è pronto? No, vabbè, voglio dire che anche oggi puoi farti oggi hai realizzato una prelibatezza originale, una prelibatezza nuova che io non vedo l'ora, insomma, di assaggiare. Perfetto. Adesso fra poco a mattina 9 insieme a voi. E poi concludiamo con una scaglietta di parmigiano, poi abbiamo messo il rosmarino sempre che abbiamo già utilizzato per profumare la zuppa delle lenticchie e stiamo ancora ultimando basilico no ci ho pensato, no, va bene così, ricetta quindi originale anche oggi, piacevolissima, tutti in tavola, buon pranzo, grazie per essere stati con noi anche oggi, lo proviamo il piatto chef, grazie, vi aspettiamo domani sempre con lo chef Isidoro Ferrara che sicuramente ci preparerà sempre un'altra ed esclusivamente su canale 9 tasto 10 del vostro telecomando, domani sicuramente qualche altra lezione e voi non ve la potete perdere, quindi restate con Mattina 9 domani e ancora qui a tra pochissimo pubblicità, grazie.